Io mi chiamo Temenushka, sono bulgara, vivo in Italia da 22 anni. La mia famiglia è ostaggio in questo paese, a loro non permettono ai miei familiari di comunicare con me, sono stati portati qui a forza, no, contro la loro volontà, semplicemente portati qui. Io ho studiato in Bulgaria, ho studiato anche in Italia. Ho speso molti soldi per studiare in Italia, ho un diploma e sono uno specialista, come in Italia non ce ne sono pochissimi, 5-6, ortodonzia mobile, ma posso essere anche dentista. Io ho poteri paranormali, posso curare qualunque malattia, senza medicine, senza niente, anche semplicemente con la forza del pensiero. A me impediscono di fare qualunque cosa. Io sono veggente, vi parlo da veggente, mi prendo la responsabilità di quello che dico, se potete metterlo anche sul giornale. Qui ai giovani non si dà nessuna possibilità, qui ogni persona è controllata, cosa mangia, come respira, quanto respira, se beve acqua, se non beve acqua. A nessuno viene data la possibilità né di studiare né di lavorare. Io vivo qui da 5 anni, ho vissuto 15 anni a Battipaglia. Da quando sono qui non mi permettono di lavorare. Io ho casa mia qua, casa di mia proprietà che ho comprato con i miei soldi lavorando. Sono una delle poche vere proprietarie di casa qua. Perché quasi tutte le persone che vivono in questo paese sono state portate da Nord Italia, da altri paesi, semplicemente occupano case che non sono loro, non pagano affitti. E perché ciò accade? Accade perché così possono essere controllati. In Italia nessuno vive liberamente. Io sono diventata veggente 5 anni fa perché la mia famiglia subisce ingiustizie da sempre. Io non faccio previsioni, posso anche fare, allora io non posso parlare di previsioni perché io faccio il mio metodo di veggenza, io non sono cartomante, e non vedo filmini per aria per il futuro. Io decodifico, vari messaggi, decodificando ogni cosa, qualunque cosa. Il futuro è cambiabile. Io da un po' di tempo non faccio più previsioni, non dico niente per il futuro, perché quando io lo dico, le mie previsioni vengono usate in modo sbagliato per fare l'opposto. C'è un grande disastro, questo pianeta è in un grande pericolo. Nessuno vuole ascoltare i miei avvertimenti. Se io ve lo dico, è pericoloso dirvelo. Mi capite perché non posso dirvelo? Perché anche se accenno qualcosa, loro aggravano la situazione in questa direzione invece di fare l'opposto, di correggere. E così questo pianeta sta andando sempre in un disastro molto più grande. Purtroppo qua ci sono egiziani, ci sono maghi di ogni parte del pianeta, c'è Don Juan Matus che mi perseguita. Don Juan Matus è un colombiano che ha letto i libri di Castaneda, lo conosce sicuramente. Per ogni cosa che scrivo loro consultano questi tipi di maghi e Damahur e altri che danno sempre consigli sbagliati perché poche persone tengono il potere in mano per impedire a chiunque di studiare, di lavorare, di sviluppare i propri interessi, questo è il problema. E tutti si sottomettono perché hanno paura di lasciare i soldi che hanno guadagnato in modi che non hanno guadagnato, ma li hanno. Se tutti lasciano i soldi che hanno e che non hanno, tutti hanno soldi che non possono spendere, quindi a cosa servono questi soldi? A niente.
Però se la gente guadagna, se è brava, se ha studiato, comunque impediscono anche a gente così di spendere i propri soldi. Quindi in nessun modo qua proprio non c'è la libertà, questo è il problema. Questa è Italia purtroppo. Io sono bulgara, in Bulgaria non è così. Noi siamo l'unico popolo che ha studiato bene. Noi studiamo 15-20 anni, abbiamo maestri bravi. Io posso insegnare qualunque cosa e la conoscenza che ho io non ce l'ha né Don Juan Matus che mi perseguita, né Damahur, né nessun mago su questo pianeta. Vi dico una cosa che accade in questo momento. Qui fanno iniezioni alle persone alla testa, al volto, che modellano il loro volto in un altro modo. In un mese, in due mesi, in cinque, sei mesi, una persona può cambiare completamente volto. Quindi così molte persone che hanno rubato hanno molti delitti, hanno processi addosso, vari processi. Possono nascondersi, possono, perché cambiano completamente identità. Mi capite? Chi ha rubato così si nasconde. Questa è una delle cose che sta accadendo in questo momento. Siamo in un'anarchia completa.